I depistaggi e le anomalie che hanno caratterizzato le indagini sulla strage di Via D'Amelio non costituiscono affatto un avvenimento eccezionale, ma piuttosto l'ennesima replica di tutti i depistaggi che sin dalla prima strage che ha segnato l'avvio della nostra Repubblica, quella di Portella della Ginestra, hanno segnato tutte le indagini sulle stragi, impedendo così sistematicamente di andare al di là del livello degli esecutori materiali o dei mandanti intermedi e in taluni casi anche impedendo di condannare alcuno. È stata ricordata la strage di Piazza Fontana a Milano nel 1969, vorrei ricordare che a distanza di 50 anni non è stato condannato nessuno per quella strage. 17 morti e 88 feriti sono ancora senza verità e senza giustizia. Se dovessimo inventariare tutti i casi di depistaggio che hanno caratterizzato le indagini sulle stragi, ci vorrebbero varie ore. Mi limito telegraficamente a ricordare che per la strage di Milano alla banca all'agricoltura del 1969 sono stati condannati con sentenza definitiva per avere depistato le indagini e favorito la fuga all'estero di due esponenti della destra eversiva, due vertici dei servizi segreti, il generale Maletti e il capitano Labruna. Per le indagini sulla strage di Bologna del 1980 sono stati condannati con sentenza definitiva per avere depistato le indagini due vertici dei servizi segreti, il generale Musumeci, il colonnello dei carabinieri Belmonte, l'agente segreto Francesco Pazienza e Licio Gelli. Per la strage di Brescia del 28 maggio del 1974 è stato accertato che i servizi segreti avevano nascosto la magistratura per 40 anni, che uno degli esecutori della strage, Maurizio Tramonte, poi condannato nel 2017, era un informatore dei servizi segreti. E nel processo per quella strage furono accertate alcune condotte degli apparati istituzionali assolutamente anomale, contrarie a ogni regola, che avevano intralciato le indagini, determinando la soppressione di prove essenziali. Meno di 2 ore dopo la strage era stato impartito l'ordine di ripulire frettolosamente con le autopompe il luogo dell'esplosione, così spazzando via indizi, reperti e tracce di esplosivo prima che qualsiasi magistrato potesse effettuare un sopralluogo dei rilievi. E sparirono misteriosamente anche i reperti e le tracce di esplosivo prelevate in ospedale dai corpi dei feriti e dei cadaveri, anch'essi di fondamentale importanza ai fini delle indagini. Per ragioni di tempo mi limito a questi pochi esempi. Esiste dunque una continuità storica nelle indagini che riguardano le stragi dell'azione svolta da apparati delle istituzioni, quindi non da singoli isolati funzionari, da apparati delle istituzioni, per depistare le indagini e impedire così che possa venire alla luce una verità che deve restare segreta, perché altrimenti è dirompente, destabilizzante. Una verità che chiama in causa la criminalità del potere, cioè di settori del potere in grado di mobilitare in tempo reale e con continuità articolazione degli apparati statali. Questo premesso sulla continuità storica e sulle finalità dei depistaggi che hanno segnato le indagini sulle stragi si impone una domanda che riguarda la strage di Via D'Amelio. Qual era la verità che doveva restare segreta nella strage di Via D'Amelio e per occultare la quale occorreva depistare le indagini? Una pluralità di risultanze processuali convergenti fa ritenere che la verità che doveva restare segreta era che quella strage non fu solo una strage di mafia, ma fu eseguita dalla mafia per finalità e interessi che
che travalicavano, che convergevano con quelle dell'organizzazione, ma che in buona misura li travalicavano. Che non sia stata solo una strage di mafia emerge da varie risultanze processuali. È vero che Riina e il gruppo di comando a lui fedele aveva decretato che Borsellino doveva essere ucciso per il maxi processo, ma è stato accertato nei processi che improvvisamente subentrò un fatto nuovo, per cui qualcuno che non apparteneva alla mafia chiese a Riina di anticipare l'omicidio perché Borsellino era diventato pericoloso per interessi che andavano al di là di quelli della mafia. A questo riguardo vorrei ricordare, che come è stato accertato nei processi, che Salvatore Cangemi, un componente della commissione, ha riferito che dopo la strage di Capaci, Riina aveva convocato una riunione dei capi nella quale aveva manifestato l'improvvisa urgenza di uccidere Borsellino. Raffaele Ganci, all'uscita da quella riunione, aveva commentato: questo è un pazzo, ci vuole rovinare tutti quanti. Cangemi ha dichiarato: io ho capito in quel momento che Riina aveva preso un impegno e che doveva rispondere a qualcuno. Una prima conferma di quello che dice Cangemi ci viene da Giovanni Brusca, il quale ha dichiarato che nella esecuzione degli omicidi programmati vi fu a un certo punto un repentino e improvviso cambio di programma. Era stato infatti deciso che dovesse ucciso l'onorevole Calogero Mannino. I preparativi erano in stadio avanzato quando gli fu ordinato di interrompere quell'attività perché, come poi lui capì, bisognava dare priorità assoluta all'esecuzione della strage di Via D'Amelio. Ma la conferma più importante alla dichiarazione di Cangemi che Riina aveva deciso di eseguire urgentemente quella strage, cambiando il programma, perché aveva assunto un impegno con qualcuno, ci viene dallo stesso Salvatore Riina. Riina è stato intercettato in carcere mentre conversava con un altro detenuto, lo Russo. E a un certo punto, nell'agosto del 2013, parla della strage di Via D'Amelio e dice: arriva Chiddu, ma subito, subito. E va bene, ci penso io. Dammi un poco di tempo. E Chiddu, dopodomani. E cioè arriva qualcuno che dice che bisogna fare quella strage subito, subito. Riina dice: dammi un poco di tempo. E quello dice: no, deve essere fatta dopodomani. E chi è questo qualcuno che può chiedere a Riina di anticipare l'esecuzione di una strage? E attenzione, viene chiesto di anticipare l'esecuzione della strage compromettendo così gli interessi dell'organizzazione. Perché? Perché l'8 giugno del 1992 era stato emesso il decreto legge numero 306, concepito da Falcone, che introduceva per la prima volta il 41 bis. Il 9 agosto del 1992 scadeva l'ultimo termine perché quel decreto venisse convertito in legge. E se non veniva convertito in legge, decadeva. Tutti i testimoni sentiti nei processi hanno concordato su un punto. In Parlamento c'era un'unanime maggioranza garantista che riteneva che il 41 bis era in contrasto con la Costituzione e quindi quel decreto legge non sarebbe stato convertito e il 41 bis non sarebbe stato introdotto. Bastava dunque attendere il 9 agosto del 1992, quando scadevano i 60 giorni, e Riina avrebbe incassato il risultato della mancata introduzione del 41 bis. Ma c'è qualcuno che dice a Riina che nonostante questo la strage deve essere fatta, pagando un prezzo altissimo, perché naturalmente quello che succede è che quando il 19 luglio viene eseguita la strage, tutti quelli che avevano delle riserve garantiste sull'introduzione del 41 bis, davanti a quel fatto così eclatante, ritirano le riserve e il decreto viene immediatamente convertito in legge e il 41 bis viene introdotto. Si tratta di qualcuno, quello che aveva chiesto anticipazione alla strage,
che era in grado di coprire le spalle dell'organizzazione nonostante la strage, qualcuno talmente sperimentato e credibile che Riina si assume la responsabilità dinanzi a tutti gli altri capi dell'organizzazione, che sono molto perplessi perché sono consapevoli che quella strage rischia di trasformarsi in un boomerang. Che qualcuno avesse garantito a Riina di coprire le spalle emerge da altre risultanze processuali. Il collaboratore Vito Galantolo ha dichiarato che prima della strage di Via D'Amelio, Graviano Filippo gli aveva assicurato che qualunque cosa fosse successa di grave, Cosa Nostra si poteva ritenersi coperta. La stessa dichiarazione agli inizi degli anni 90, molti anni prima, aveva fatto uno dei collaboratori più credibili, Giuseppe Marchese, aveva detto la stessa cosa. Alcune risultanze processuali fanno ritenere che gli stessi soggetti che ottennero da Riina l'anticipazione della strage fornirono un supporto logistico anche per l'esecuzione di quella strage. A proposito del supporto logistico, Gaspare Spatuzzo ha riferito che quando la Fiat 126 venne portata nel magazzino dove venne riempita di esplosivo, erano presenti Giuseppe Graviano, Tagliavia, Tinnirello e un uomo che non gli venne presentato. Secondo le regole dell'organizzazione, quando un uomo d'onore commette un reato con un altro uomo d'onore, deve essergli presentato. Se non gli viene presentato, è un esterno a Cosa Nostra. Quindi c'era un soggetto esterno all'organizzazione che era un esperto di esplosivi e che non è stato mai individuato. Il secondo dato ci viene dall'intercettazione di una conversazione drammatica. Il collaboratore di giustizia, Mario Santo Di Matteo, inizia a collaborare nell'ottobre del 1993 e anticipa che farà rivelazione sulla strage di Via D'Amelio. Il 23 novembre viene rapito suo figlio Giuseppe, che verrà tenuto in ostaggio per vari mesi. Il 14 dicembre Mario Santo Di Matteo ha una conversazione con la moglie, Franca Castellese, che viene intercettata. La moglie è disperata. Tutta la conversazione è interrotta da singhiozzi della donna che ricorda al marito che hanno ancora un altro figlio e che lo implora di non parlare mai ai magistrati degli infiltrati della polizia nella strage di Via D'Amelio, argomento che Di Matteo non vorrà mai trattare. Ma qual era l'esigenza dell'improvvisa accelerazione della strage che questo qualcuno esterno all'organizzazione chiede a Riina? Cosa poteva fare di talmente irreparabile Borsellino prima di quel 9 agosto 1992 da colpire così pesantemente interessi che travalicavano quelli della mafia? Sappiamo che Borsellino aveva due appuntamenti essenziali che avrebbe posto in essere prima di quel 9 agosto. Doveva tornare a sentire Gaspare Mutolo, che a luglio gli aveva anticipato che avrebbe fatto rivelazioni sui rapporti tra i servizi segreti e la mafia, e poi doveva andare a Caltanissetta. E a Caltanissetta doveva riferire tutti gli elementi che aveva appuntato nella sua agenda rossa e che riguardavano la strage di Capaci e che riguardavano la complicità tra uomini appartenenti agli apparati dello Stato e la mafia. Si tratta di informazioni che aveva acquisito da varie fonti e che lo avevano profondamente turbato. Alcune di queste fonti sono rimaste sconosciute, come la fonte che gli aveva rivelato che uno dei massimi vertici dell'arma dei carabinieri era colluso con la mafia, come egli rivelò pochi giorni prima di essere ucciso la moglie Agnese, che al riguardo ha testimoniato in dibattimento. Altre notizie le aveva acquisite dai collaboratori di giustizia, che aveva interrogato e che, non sentendosi ancora sicuro, gli avevano rivelato fuori verbale segreti scottanti. Ho già accennato a Mutolo, ma aggiungerei anche Leonardo Messina, il quale era al corrente del complesso piano politico che si celava dietro la campagna stragista che era iniziata con l'omicidio Lima, era proseguito con la strage di Capaci che era destinato a prolungarsi e che era stato discusso da tutti i vertici regionali di Cosa Nostra nelle campagne di Enna, in varie riunioni,
alla fine del 1991 e che, come Messina sapeva, aveva avuto dei suggeritori esterni, tra cui esponente della massoneria deviata, di cui fece nomi e cognomi. E ancora informazione che lo avevano indotto a ritenere che un amico, anche questo rimasto sconosciuto, lo aveva tradito. Fatto questo, che lo aveva gettato in uno stato di prostrazione tale da scoppiare a piangere dinanzi ai colleghi Camassa e Russo, che pure su questo punto hanno testimoniato in dibattimento. E ancora informazioni che lo avevano indotto a ritenere di essere seguito e osservato dai servizi segreti, tant'è che la moglie Agnese ha riferito che il marito le chiedeva di abbassare le tendine della stanza da letto perché temeva di essere osservato da Castello Ottifeggio, sede dei servizi segreti. Quindi Borsellino individua questo nodo essenziale dei rapporti tra persone dello Stato e mafia che lo mette in pericolo e lo annota nell'agenda rossa. Quindi in quell'agenda c'era qualcosa di dirompente che Borsellino avrebbe potuto dire a Caltanissetta prima del 9 agosto, perché prima del 9 agosto doveva andare a Caltanissetta, e qualcosa di dirompente che gli era stato anticipato dai collaboratori di giustizia e che lui aveva annotato come promemoria e che prima del 9 agosto avrebbe messo a verbale. Quello di fare annotazioni di questo tipo era un metodo che utilizzava anche Giovanni Falcone. Come sapete, abbiamo recentemente trovato un documento, un foglio, dove Giovanni Falcone aveva annotato alcune dichiarazioni che i collaboratori di giustizia gli avevano fatto e che non aveva messo a verbale perché i collaboratori non si sentivano ancora al sicuro. Ecco perché non basta quella strage. Non basta uccidere Borsellino. Borsellino morto non può tornare da Mutolo, non può andare a Caltanissetta, ma le verità e i fatti dirompenti di cui era venuto a conoscenza erano annotati in quell'agenda rossa. Quell'agenda dunque deve sparire. La sentenza del Borsellino Quater ricostruisce la caccia all'agenda rossa di Paolo che si scatena immediatamente dopo l'esplosione. Nel momento dell'esplosione, gli agenti di una volante della polizia che per caso si trovano nei paraggi sentono l'esplosione e si precipitano in via D'Amelio, dove arrivano dopo appena 5 minuti, ma qualcuno era stato più veloce di loro. Il sovrintendente Giuseppe Garofalo, uno degli uomini di quella volante, ha dichiarato nel processo Borsellino Quater che giunto sul luogo fu colpito da un fatto. Mentre egli aveva iniziato a prodigarsi per dare soccorso ai feriti e impedire che persone si avvicinassero nel luogo dell'esplosione perché c'erano alcune macchine in fiamme e alcuni serbatoi potevano scoppiare, notò che c'era un uomo che gironzolava intorno alla macchina di Borsellino assolutamente disinteressato ai feriti e ai cadaveri. Gli chiese chi fosse e quello rispose che era un uomo dei servizi e fece riferimento alla borsa di Paolo Borsellino. Un altro agente della squadra mobile, Paolo Maggi, ha riferito di avere pure visto intorno alla macchina 5 uomini, tutti vestiti in giacca e cravatta, che cercavano la borsa di Paolo Borsellino e che lui sapeva essere appartenente ai servizi segreti perché aveva lavorato per alcuni anni a Roma e quindi alcuni di essi li aveva visto nei servizi. Come se non bastasse, a proposito della caccia all'agenda rossa, è stato accertato che un capitano dei carabinieri, individuato, aveva prelevato la borsa di Borsellino che si trovava nella macchina in fiamme e dopo essersi allontanato era ritornato e aveva rimesso la borsa nella macchina in fiamme che stava per essere distrutta e non fu distrutta solo perché un vigile del fuoco buttò dell'acqua e spense le fiamme poco prima che la borsa venisse bruciata. Contemporaneamente, mentre viene sottratta l'agenda rossa, viene fatta un'irruzione nella casa di Borsellino in campagna, Villa Grazia di Carini, dove viene messa a soqquadro soltanto lo studio, alla ricerca di qualcosa, mentre tutte le altre stanze vengono trovate in ordine. A questo punto è stata già realizzata una parte essenziale del depistaggio. È stato sottratto un documento essenziale per l'accertamento della verità. Dopodiché si verifica una reazione inaspettata dell'opinione pubblica. Il capo della polizia viene a Palermo col Presidente della Repubblica e la folla e molti agenti delle scorte gli gridano assassino.
si è costretto a intervenire per proteggere il presidente dall'irruenza della folla. Si teme una frattura interna alle stesse forze di polizia. Si teme che l'indignazione popolare possa tracimare e divenire fuori controllo. C'è urgenza di dare una risposta. E la risposta viene affidata ai servizi segreti, per decisione del capo della polizia, dottor Parisi, e del procuratore capo della Repubblica di Caltanissetta, dottor Giovanni Tinebra, fatti questi, pur accertati nella sentenza del Borsellino Quater. Il dottor, come è stato accertato nei processi, il dottor Bruno Contrada, a seguito di telefonate da parte del capo della polizia, dottor Parisi, e del procuratore Tinebra, si reca alla procura di Caltanissetta, ove riceve l'incarico di collaborare per effettuare le indagini sulle stragi. E ciò avviene, annotano i giudici, nonostante la legge numero 801 del 77 vietasse in modo categorico alla magistratura di dare incarico ai servizi di svolgere indagini che erano riservate all'esclusiva competenza della polizia giudiziaria. Il dottore Tinebra, nominato in seguito dirigente direttore del DAP, sarà uno degli artefici del cosiddetto protocollo Farfalla, che ancora una volta assegnava ai servizi segreti compiti anomali non previsti dalla legge. In particolare nel protocollo Farfalla veniva stabilito che gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti della polizia penitenziaria, nonostante siano agenti di polizia giudiziaria e a norma del codice di procedura penale devono comunicare le notizie del reato di cui vengano a conoscenza nel circuito carcerario alla magistratura, invece di comunicarle alla magistratura devono comunicarle ai servizi segreti. Si trattava delle notizie che avevano appreso dai detenuti di mafia che si trovavano all'interno delle carceri e che riguardavano le stragi. Ritornando alla strage di Via D'Amelio, il SISD, dopo essere stato incaricato da questo procuratore Repubblica, che poi sarà uno degli artefici del protocollo Farfalla, comincia quindi a indirizzare delle note alla procura della Repubblica di Caltanissetta, tra cui una di particolare rilievo, del 10 ottobre del 1992, nella quale si focalizza l'attenzione su Vincenzo Scarantino, qualificandolo come soggetto di spessore, di interesse, soprattutto per le sue asserite parentele con Salvatore Profeta, braccio destro di Pietro Aieri, capo del mandamento della Guadagna. Lo Scarantino era stato arrestato il 24 settembre del 1992 a seguito delle indagini svolte da Arnaldo La Barbera, capo della squadra mobile di Palermo. Si scoprirà solo anni dopo che anche La Barbera era un collaboratore dei servizi segreti con il nome di copertura Rutilius. Alle modalità con le quali La Barbera crea il falso collaboratore Vincenzo Scarantino, unitamente a altri falsi collaboratori come Salvatore Cantura e Andriotta, è dedicata un'ampia parte della motivazione della sentenza del Borsellino Quater. In sostanza, i giudici hanno ritenuto che La Barbera aveva già nell'immediatezza dell'esecuzione della strage una fonte segreta, che resterà sempre coperta, che gli aveva rivelato alcune notizie risultate veritiche e che egli metterà in bocca a Vincenzo Scarantino, aggiungendo anche altre notizie false. Grazie a questa fonte segreta, si legge nella sentenza, La Barbera sapeva già, lo stesso pomeriggio del 19 luglio del 1992, quello che non sapeva nessuno, e cioè che l'autovettura utilizzata per caricarla d'esplosivo era una 126. Soltanto il 21 luglio sarebbe stato accertato attraverso il recupero del blocco motore che si trattava di una 126. Grazie a questa fonte segreta, scrivono i giudici, la mattina del 20 luglio, quando ancora appunto non si sapeva che era stata utilizzata una 126, La Barbera aveva inviato la polizia scientifica a fare rilievi nella officina di Orofino, il proprietario di una garage, di una rimessa, che aveva denunciato il furto di un'autovettura quella stessa mattina. La mescolanza di notizie vere con quelle false contribuirà a trarre in inganno i magistrati, a fare ritenere ad alcuni attendibili le dichiarazioni di Scarantino
sulla fase esecutiva della strage, in particolare sul furto dell'articolo della 126 e sul suo riempimento con l'esplosivo. Per capire la difficoltà di discernere il vero dal falso, si consideri che Scarantino dichiara che quando la macchina era stata portata nel garage, dove era stata imbottita di esplosivo, erano presenti Giuseppe Graviano, Tagliavia e Tinirello. Quando anni dopo Gaspare Spatuzzi inizierà a collaborare, indicherà come presente alla stessa fase di riempimento della macchina esplosiva le stesse identiche persone, Giuseppe Graviano, Tagliavia e Tinirello. Dunque una perfetta coincidenza. Ma c'è qualcosa di più. Spatuzzi, come ho accennato, dice che era presente anche un uomo che non apparteneva a Cosa Nostra. Ebbene, Andriotta dice che in carcere Scarantino gli aveva confidato che era presente un uomo che non era di Cosa Nostra e che era stato definito lo specialista italiano degli esplosivi. E c'è un'altra complicazione. Quando Cantura, accusato di aver rubato la 126, indica il luogo dove si trovava la macchina nel momento in cui l'aveva rubato, quel luogo corrispondeva esattamente al luogo indicato dalla proprietaria Valenti nella denuncia che aveva fatto la polizia di furto. Molti anni dopo, quando Spatuzza dirà di aver rubato la macchina in un luogo diverso, la Valenti cambierà la versione allineandosi a quella di Spatuzza. Ma c'è di più. Spatuzza, nel colloquio investigativo con la Direzione Nazionale di Mafia del 26 maggio 1998, dichiara: la macchina è stata rubata da persone della Guadagna e poi è stata riarrubata. Utilizza questa parola, rubata una seconda volta. Come dicevo, questa mescolanza di vero e di falso crea differente opinione all'interno della magistratura requirente e giudicante di Caltanissetta per quanto riguarda l'attendibilità di Scarantino in ordine alle sue dichiarazioni per la fase esecutiva della strage. Per esempio, la Boccassini, che pur aveva autorizzato 10 colloqui investigativi della polizia con Scarantino, dopo che questi aveva iniziato a collaborare dal 4-13 luglio del 1994, il 12 ottobre del 1984 scrive in una nota che invia pure alla Procura di Palermo che secondo lei Scarantino non è attendibile. Il che significa che il comportamento precedente di autorizzazione a quei colloqui investigativi, pure ritenuto criticabile, era stato posto in buona fede. La stessa nota in cui si ritiene che a Scarantino non è attendibile viene sottoscritta da un altro sostituto procuratore, Roberto Saglieva, il quale però, quando diventa sostituto procuratore generale e in appello nel Borsellino 1 sostiene l'accusa, chiederà la condanna di uno degli imputati, Profeta, basandosi anche sulle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, perché sono molto complicate. Le stesse incertezze, le stesse oscillazioni di giudizio riguardano la magistratura giudicante. Nel primo grado del Borsellino 1, Scarantino viene ritenuto credibile. In secondo grado viene ritenuto credibile solo per le dichiarazioni che riguardano Profeta, e per quelle che riguardano Orofino viene creduto parzialmente, sicché il capo di imputazione di Orofino da strage viene commutato in quello di simulazione di reato di favoreggiamento reale. La Cassazione confermerà, ritenendo Scarantino attendibile con riferimento esclusivo alla fase esecutiva della strage al furto dell'autovettura. Nel Borsellino 2, in primo grado, gli imputati vengono assolti, ritenendo Scarantino non attendibile. In appello, la sentenza ribalta il verdetto, ritiene Scarantino attendibile e condanna tutti gli imputati. E la Cassazione conferma. Nel Borsellino Terra, Scarantino non viene ritenuto attendibile. Quel che è rilevante è che in tutti questi tre processi, prima della definizione dei giudizi con sentenza definitiva, i giudicanti hanno avuto la cognizione anche dei verbali di confronto tra Scarantino, Cancemi, Di Matteo e La Barbera. In particolare nel processo Borsellino 1,
i verbali di confronto non vengono depositati in primo grado, ma furono acquisiti nel giudizio del secondo grado all'udienza del 26 settembre del 1997, la Corte si riserva, li acquisisce all'udienza del 22 luglio del 1998. Quindi, pur avendo a disposizione questi verbali di confronto, la giudicante, compresa la Cassazione, giunge a giudizi diversi sull'attendibilità di Scarantino. Così come erano giunte a valutazione differente i sostituti procuratori. Da una parte la Boccassini e Saieva, che ritengono Scarantino non attendibile, anche se poi Saieva lo ritiene attendibile per la condanna di Profeto, dall'altra parte altri che lo ritengono attendibile sulla base di valutazioni differenti. E per esempio una di queste valutazioni è che Cangemi, nel confronto con Scarantino, non è credibile perché lui aveva negato di avere mai partecipato alla strage via D'Amelio, aveva anche rilasciato la dichiarazione «posso sottoscrivere col sangue il verbale in cui dico che non ho partecipato alla strage via D'Amelio» e invece poi si scoprirà che aveva partecipato alla strage via D'Amelio. Aveva detto che non aveva i baffi, mentre Scarantino dice che aveva i baffi, e due collaboratori di giustizia diranno che in quel periodo aveva i baffi. Di Matteo non viene ritenuto credibile a causa di quell'intercettazione, in cui dice di non sapere niente sugli infiltrati di polizia, quindi valutazioni differenti. Certo, alla luce del poi, oggi abbiamo tante chiavi di lettura che ci chiariscono, ma dobbiamo metterci in quella situazione. Io non voglio entrare in dettagli, e mi avvio alla conclusione, su altre cadute, defaianze che ci sono state, ma quella che mi pare rilevante è che gli errori di valutazione dei singoli non avrebbero mai potuto determinare le conseguenze che si sono verificate se fossero stati attivati i meccanismi di salvaguardia previsti dall'ordinamento proprio per evitare che eventi e fatti che appaiono indicativi di anomalie possano degenerare in grave anomalia, in grave patologia. Mi riferisco alla funzione di salvaguardia che l'ordinamento affida alla Direzione Nazionale Antimafia. L'articolo 381 bis Codice Procedura Penale stabilisce che il procuratore nazionale di mafia, quando si verificano dei contrasti, fa delle riunioni, cerca di sanare quei contrasti. Se quei contrasti non si risolvono, impartisce delle direttive e se quelle direttive non vengono rispettate, avoca. Ebbene, nel momento in cui all'interno della Procura di Caltanissetta si crea una spaccatura sull'attendibilità di Scarantino, nel momento in cui si verifica una spaccatura tra la Procura di Caltanissetta che ritiene Scarantino attendibile e la Procura di Palermo che non lo ritiene attendibile, un procuratore nazionale di mafia deve intervenire. Non può lasciare una situazione di contrasto di questo genere che determina una assoluta incontrollabilità della situazione. Nel momento in cui Spatuzzo nel 98 dice Scarantino non ha rubato la macchina, ha rubato io, un procuratore nazionale di mafia deve intervenire. Questa inerzia istituzionale è stata, a mio parere, gravissima e è qualcosa che ha fatto sì che gli errori dei singoli potessero determinare le conseguenze che si sono verificate. E tuttavia io credo, e qui concludo veramente, che dobbiamo evitare di cadere oggi in un errore. L'errore è concentrare tutta l'attenzione e il fuoco della critica sui limiti, sulle defaillanze del passato della magistratura e perdere di vista quello che deve restare invece oggi come ieri, l'obiettivo inderogabile su cui concentrare tutte le risorse. Individuare i mandanti esterni della strage via D'Amelio, coloro che chiesero a Rina e Graviano di anticipare quella strage, che garantirono che gli avrebbero coperto le spalle, che intervennero per depistare le indagini e impedire l'accertamento della verità e delle responsabilità che vanno al di là degli esecutori materiali. Dobbiamo evitare di cadere nello stesso errore che, se mi consentite la metafora, nella corrida condanna il toro ad essere trafitto dalla spada del torero, e cioè l'errore di concentrare tutta la sua forza e l'energia invece che sul torero, sulla muleta rossa che quello gli agita davanti. E per restare in metafora,
e mandante a volto coperto della strage, prima hanno utilizzato la muleta rossa Scarantino. Ora sono interessati a agitare altre mulette per depistare l'attenzione e le risorse su altre false piste che non li chiamano in causa. La partita è ancora in corso, come dimostra l'ostinato silenzio dei tanti che sanno e che tacciono, come ad esempio i fratelli Graviano. Un silenzio che sembra motivato da una realistica visione dei reali rapporti di forza che esistono tutt'oggi e quindi dal timore di quel che potrebbe loro accadere o accadere ai loro figli se rivelassero la verità e o dalla speranza che coloro che in passato avevano loro promesso di coprirgli le spalle possano mantenere in futuro le promesse, facendo loro ottenere benefici tali da consentire di evitare il rigore del carcere. E se così è, dovremmo concludere che la storia della strage di Via D'Amelio non è solo una storia del passato, archiviato dalla storia, ma una storia che attraversa il nostro presente e che continua a essere un male oscuro della nostra democrazia, la cui portata travalica forse le risorse e i mezzi della giurisdizione. Grazie.